La foresta del centauro. Sai che è passato così tanto tempo che sinceramente non mi ricordo per nulla come cavolo si fa a combattere il centauro, perché io mi ricordo che l'ultima volta che l'ho fatto non riuscivo a salirgli in groppa. Oh, abbiamo già lasciato indietro una lettera, non abbiamo neanche iniziato il livello. Non abbiamo neanche iniziato il livello, già abbiamo perso una lettera. Come abbiamo fatto, scusami? Ah, già dal primo albero, addirittura. Queste fregature incredibili. Solo i giochi così vecchi te le facevano così subdole le cose, eh? Davvero infami quasi. Andiamo a menare il povero Tebano. Dove sei? Ecco qua. Ora ti rialzi. A cazzotti nell'orecchio proprio. E addio al Tebano. Che poi gli dico Tebano, ma magari in realtà è un atenese questo, oppure un cretino. No, si scherza. Vediamo. No, questo non si sale. Abbiamo la spada gravitazionale qui. Su questo si può salire? Non capisco con che criterio si possa salire su alcuni alberi, su altri no, però. Dove è andato l'uccellaccio? Più che altro non mi ricordo in quali zone può... Allora, in teoria puoi nel momento esatto in cui vedi stelline qua. Però tipo, scusami. Ah, e vedi, ci sono zone in cui puoi passare anche senza le linee. Solo che non me le ricordo tutte io. Ecco qua il vaso. C'è qualcosa qui? Ovviamente no. Vedi, qua no. Qua sì. Forse devi guardare tipo dove vanno le capre per capire quale zona puoi e quale zona no. Non lo so. Non ci ho mai fatto veramente caso a volte. Tra l'altro qui non ci sono mica i centauri che ti tirano addosso i sassi dalla distanza. Ti pareva. Vieni qua tu con quel... Perché non riesco a colpirlo? Bravo. Morto? Ovviamente quello magro, due colpi. Quello grosso, ce ne vogliono un filo di più. Dai. Vieni qua. Dai che... Ecco qua. Fatto. Tra l'altro non mi ricordo qual è il modo per prendere le vite. Credo siano le bambole, ma siamo già a 6 vite. Vediamo. Sì. No, boh, non mi ricordo. Fa vedere. Sì, siamo ancora a 6 vite. Non mi ricordo come si guadagnano le vite in questo gioco, sinceramente. Tanto non torneremo mai, quindi tanto vale andarla a prendere, la bebta. Grazie della spada elettrica. La spada di Zeus. Ping. Ecco qua. Allora, ciao Hermes. Ercole. Di nuovo la bibita. Aia, che stronzo. Ma dai. Ma che range aveva? Ma scusami. Non posso andare di qua, cioè. No, non mi sembrava di aver visto qualcosa, invece no. Ping. Secondo me da qui a che faremo... Guarda gli uccelli. Allora, so che questa cosa è data dall'emulatore che lo fa in widescreen. Però guarda effettivamente come erano intelligenti ai tempi della PS2. Finché non sei in quella zona, non sei nel loro range, le animazioni rimangono ferme. Soprattutto quelle tridimensionali. Ecco qua. Questi secondo me erano... veramente dettagli che... neanche dettagli, erano proprio escamotage che al tempo, se non facevi, non c'era modo veramente di farle certe cose. Perché finché dici, hai la possibilità di farlo, però non ci riesci, è un conto. Ma qui si parlava proprio di hardware, proprio... non si può neanche dire debole, si parla... limitato, era quello che era l'hardware della PS1. Non era debole, ma non era neanche paragonabile poi a quello della PS2.
Non sono paragonabili, sono due mondi totalmente diversi. Eppure la PS1 era già mille volte più avanti di altre console passate già la PS1. La PS2, peggio che peggio, nel senso, era talmente avanti rispetto, ecco qua, alla PS1, che veramente si poteva pensare di fare altre mille cose che la PS1 non avrebbe fatto. E la PS1 già faceva mille cose che altre console prima di lei non facevano. Ed è a volte assurdo. Aia. Non ho fatto in tempo perché son salito e lei mi ha colpito. Sarei stato colpito dal piccione o da lei. Da quella chimera. Vediamo. Ah, non ho più nulla, peccato. E vedi, qua è stronzo l'uccellaccio del cavolo. Dai. Vieni. Ma i tempi, che tempo c'hai di attacco? Ma scusami. Ah, niente. Vabbè. Vorrei fare una battuta. Ercole già ai suoi tempi faceva la posa del culo alzato che fanno le ragazze anime adesso. Ercole era un pioniere dei TikTok. Ecco qua. A parte che come mi hai colpito lo sei solo tu, però. Ercole. Speravo veramente di non morire per riuscire a prenderla. Ecco qua. Appena vedi sta panterona, attacca. Poi vediamo. Tu attacca preventivo. Allora, ciaone. Abbiamo già saltato due lettere. Ecco, vedi, e questo è quello che intendevo. Io sono bravo a modo mio a giocare a questi giochi, ma non sono professionista. Mi piace giocarci, punto. Non sono tipo mio cugino che se le ricorda tutte, dove sono tutte le cose. Ma perché lui è cresciuto con la PS1. Io sono partito subito sulla 2 al tempo. Era veramente tutt'altra cosa fra me e lui. No, non ho caricato al massimo. Ecco qua. Vai. Aspettiamo l'ultimo. Ecco qua, vai, 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 vai. E il primo è andato. Ok, aspetta. Vai, bravissimo. Ecco qua. Avanziamo. Dai, ma... Ah, ma aspetta. Uno, posso rompere le rocce? Due, fino a dove mi avrebbe lanciato la roccia se io fossi andato avanti? Lì c'è ancora la chimera. Ma dai, perché ha resistito due colpi? Quelle di prima hanno resistito uno. Vabbè, misteri della fede. Allora, aspetta, fammi vedere. No, non si può salire. No, volevo provare a colpirlo. Ho sbagliato. Volevo colpirlo con quello di fulmine, ma l'albero me l'ha impedito. Poi ho switchato su quella di fuoco per sbaglio. E l'ho consumata per niente l'attacco, quando in realtà poteva essere più utile per altro. Ecco qua. Per fortuna non sono difficili questi da tirare giù, però. Oi. Quella moneta piccolina non la lasciamo indietro, che fa sempre comodo alla percentuale di completamento. Sasso, ecco appunto. Ma che bastardo. Sì, qualcun altro lo vogliamo mettere in sta zona o cosa? Non ci sono già abbastanza nemici qui per me? Allora, aspetta che sto piccione arriva. Oh mamma. La prospettiva mi ha fregato qua. Qua mi ha fregatissimo la prospettiva. Pensavo di essere in un punto più sicuro, invece non era così, per nulla.
Allora, prendiamoci da bere, che così... Avevo 7 vite. Avevo 7 vite, 3 ne abbiamo perse. Sono una disgrazia per tutti i giocatori di questi giochi qua, io. Eppure mi piace giocarci. Guardalo però. Dio mio. Vedi che a una certa non è neanche colpa mia. Dai, salta. Vabbè. Cioè, la punta del becco mi ha toccato già, era colpo subito. Vabbè, guarda. No, questo non mi giustifica certo, però non è neanche colpa mia una certa. Ma dai, dove ha rimbalzato il sasso? Ercole. Ma dai, ma che palle. Ecco qua. Ercole. Dunque, mi sembra di aver visto un'altra bibita, vediamo se esatto. Ercole. Così almeno ci ricarichiamo un po' di più la vita. Che poi questi erano i giochi del tempo in cui dovevi dire al tuo amico: sai dov'è l'ultima lettera? Sì, si trova lì, questo si trova lì, questo si fa qui. La bellezza di quando ancora non c'erano tipo i gameplay su YouTube e le notizie si passavano o tramite le riviste o si passavano di voce in voce. E qui, se non ricordo male, abbiamo la nostra boss fight. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Allora, mi ricordo che gli devo salire in groppa. Allora, io mi ricordo che devo salirgli in groppa, però non sta funzionando. Ah, aspetta. Perché dovevo schiacciare giù poi una certa. Dai. Se solo andasse. Non va! Perché non vai? Ercole, Dio mio! È colpa tua se sei morto qua, perché non facevi l'attacco in basso. Sappilo. Ok, credo di doverlo fare quando mi gira solamente le spalle. Vabbè. Devo farlo quando lui si gira su se stesso. Ci sono voluti 20 anni, ma alla fine l'abbiamo capito. Vabbè. Dai, manca solo un ultimo giro. Ecco qua, andata. Era una sfida chi rimaneva in vita per ultimo qui. Troppo lontano. Addio al centauro. Tin, 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 tin. Tin, tin. Faccio veramente pena a sto gioco. Eppure è bello. Eppure è bello.